Buongiorno Presidente. Buongiorno Simona, buongiorno a tutti i radioascoltatori, eccoci. Bentornato da noi a colazione. Oggi abbiamo una torta, Presidente, buonissima. Torta yogurt con tre strati di cioccolato diverso. Cosa vuole di più? Sono già ingrassato di 100 grammi, ma non dovevo perché sono a dieta. Bravo, un collega, vedi? Però, Presidente, qui dobbiamo stare attenti anche con la torta, perché gli ingredienti cominciano ad avere un bel costo, anche gli ingredienti. Per cui qui andiamo davvero a fare la dieta, perché sta aumentando tutto, caro caffè, su cui tra l'altro gravano anche i costi dei trasporti. Anche su queste piccole cose c'è tutto un indotto, tutta una filiera che subisce, partendo dal rialzo delle materie prime, a cascata ci sono ovunque una serie di aumenti. La domanda che noi tutti i giorni facciamo a colazione a Simona su Rai Radio è: come fanno i cittadini, le imprese, gli utenti che lei segue con la sua associazione a pagare questi aumenti quando le pensioni sono basse, anche se sono state aumentate l'1,7% su base inflazione programmata, gli stipendi sono bassi, i posti di lavoro molti sono ancora da recuperare? Come si fa? È una bella domanda, ecco, se avessi la ricetta sarei al posto di Draghi. Siccome non ce l'ho, sono qui a parlare con voi, a tentare modestamente di difendere questi cittadini, siano essi utenti, imprese, insomma, in questo caso chi usa il mezzo di trasporto anche per lavorare e che capisce chi non lo usa quanto si ribalti poi sui prezzi finali, come ricordava lei. Cioè, io ho visto che abbiamo un aumento del 2021 oltre il 20% sulla benzina e il 22% sul gasolio. Cioè, sono tanta roba in un anno e che fa scattare quell'uno o due punti di inflazione che, sommato agli altri, tra pochi mesi ci leverà il sonno, perché purtroppo non è che ci fermiamo qua e uno dice va bene, siamo arrivati in fondo al barile. Purtroppo la situazione è talmente brutta sul fronte del petrolio e del gas che peggiorerà. Che cosa fare? Diciamo che qui soprattutto entra in gioco il fatto che chi ha un po' più di soldini sposta la spesa, e quindi l'abbiamo visto nell'andamento delle spese di Natale, per cui un certo tipo di spesa si è contratta e ne è aumentata un'altra, ma chi non ce li ha si priva quasi dell'essenziale. Anche qui i dati vi dicono che le spese alimentari sono diminuite rispetto a due anni fa, che era l'anno un po' più vivace, visto il Covid imperante nel 2020, del 2%. Quando si riduce la spesa alimentare vuol dire che proprio non ci siamo. E quindi stiamo entrando in una nuova stagione di sacrifici e chi non c'è mai uscito purtroppo deve aumentare i propri sacrifici. Adesso, al di là delle battute sulla dieta, c'è chi comincia a girare coi maglioni in casa per tenere il riscaldamento fermo, capisce? Quindi allora proviamo, Presidente, a dare delle risposte a, ad esempio, Marco, che è un agente di commercio che ha visto aumentare la benzina nel giro da una settimana all'altra. Dice che più di un euro viene su da una settimana all'altra e li confronta di posto in posto, sono sempre diversi. Dice qui è impossibile continuare a lavorare in questo modo. Come facciamo a controllare i prezzi? Come facciamo a controllare i prezzi? Noi da piccolini abbiamo un po' voluto ereditare il marchio di Mister Prezzi, che era noto insomma agli anni 2000, quando eravamo a questi livelli di inflazione, per ricevere segnalazioni dei cittadini come questo. Cosa facciamo una volta che riceviamo queste segnalazioni? Laddove vediamo profili anche truffaldini o comunque gravi, segnaliamo sia alla procura che al nucleo antifrodi della Guardia di Finanza questo aumento dei prezzi e dall'altro, come posso dire, cerchiamo di fare moral suasion comunicandolo. Però al di là di alcuni fenomeni speculativi che purtroppo esistono e che vanno colpiti, questo aumento diciamo così dei prezzi alla pompa, anche per come è fatta l'Italia, è veramente un fenomeno che richiederebbe da parte del governo un intervento immediato, quantomeno che quello di sterilizzare l'IVA rispetto agli aumenti che registriamo. Cioè, non è carino che ogni euro di petrolio, perdiamo di non arrivarci, a ogni euro
di aumento, a ogni centesimo di aumento ci sia lo 0 centesimo del 22% di IVA che va sopra del 10% di IVA a seconda del tipo di carburanti, eccetera, no? Quindi al netto delle accise, che sono un peso enorme, il 70% del prezzo finale, ecco, alla pompa, Presidente, sono accise. Sulle accise ci scrivono tanti amici, in modo particolare stavo leggendo il radioascoltatore che chiedeva come è possibile che queste accise, che risalgono ai tempi della preistoria, ancora oggi non si taglino. Direi che c'era stato un tentativo di razionalizzazione, giusto per conoscenza di chi ci ascolta, intorno al 2015, per cui perlomeno sono state bloccate. Poi che cosa ha fatto il governo di allora? In un'operazione, diciamo, un po' di macchiaggio, perché si vergognavano, ha detto che non paghiamo più le accise per la guerra in Etiopia, per il terremoto di Messina, ha congelato l'importo e ha detto sono soldi che diamo all'erario, perché come dire, c'era anche una scuola di pensiero, non dico estremista, ma che essendo questo combustibile fossile, no, andava comunque a essere un po' penalizzato con il sistema di tassazioni. Questo ragionamento ci ha portato a tenere congelate le accise, e poi con il Covid questo congelamento è rimasto. Quindi il dato vero è che la pandemia ha bloccato la spirale di aumento delle accise, che avrebbero dovuto ripartire con qualche percentuale, perché le tasse in questo caso la fanno un po' da vampiro, volevano ancora aumentare. Per fortuna sono bloccate a questo momento, il tema è ridurle invece. Cioè, per quanto sia corretta, secondo me, una politica di penalizzare il fossile, ma non è che possiamo spellare gli italiani da questo punto di vista. Quindi, francamente, dobbiamo ritornare a valori più accettabili e soprattutto, torno a dire, il combinato disposto IVA, accise, tasse, insomma, è una miscela micidiale che in questo momento di alta volatilità dei prezzi, di alta inflazione, deve essere modificata. E l'intervento sulle accise è un altro tema che il governo, il Parlamento sta affrontando, ma francamente mi sembra che adesso siano impegnati con il Colle, e sarà bene che dopo il Colle immaginino di come tenere incollato questo paese, che rischia di spezzarsi, perché poi questi prezzi si riverberano su tutto e pesano molto sulle aree che non sono, come dire, in condizioni di svilupparsi economicamente, e colpiscono anche le imprese, perché poi il gasolio è naturalmente un combustibile principe che entra nel ciclo economico più di ogni altro e fa schizzare sui prezzi. Salvatore ci scrive: ma bisognerebbe dire che la benzina e il gasolio alla fine sono il bancomat dello Stato. Luigi che ci scrive: ma guardate però che i trasporti merci non sono aumentati, anzi in alcuni casi sono diminuite. Parola di uno che c'è dentro come lavoro. Ma io francamente che il trasporto merci sia diminuito, può diminuire un può farlo diminuire una buona organizzazione logistica, ma certamente è una contraddizione in termini, perché l'aumento dei prezzi fino a un certo punto viene introiettata dalla logistica, dopodiché ci viene scaricata sul consumatore finale. Insomma, è del tutto evidente che noi abbiamo assistito a una prima fase di aumenti a partire da quest'estate in maniera consistente, ed è rimbalzata sui listini di novembre, dicembre, gennaio. Lo vediamo, come dire, soprattutto d'inverno, dove il gasolio serve anche per le serre e quindi per la verdura, e di conseguenza il rimbalzo c'è stato pienamente, quindi non c'è stata riduzione. Adesso con questi nuovi aumenti aspettiamo i listini di marzo, e al di là, in barba ad ogni organizzazione della logistica, purtroppo dovremo pagarne i prezzi. Ovviamente l'organizzazione per risparmiare è benvenuta, però dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, i miei esperti mi dicono che i costi della logistica e dei trasporti sono anch'essi aumentati nel corso del 2021, non sono diminuiti. Allora, cosa può fare un consumatore per difendersi? Uno direbbe prendere una mazza da baseball
usarla non solo per le palline, ma apparirei, come dire, poco ecumenico. Un consumatore che cosa può fare? Può attivare alcuni comportamenti, sicuramente uno individuale, che è quella che da consumatore diventa risparmiatore, no? Cioè, tra l'altro è nel DNA degli italiani, perché nonostante le crisi gravissime che abbiamo avuto, la fame del dopoguerra, le crisi del dopo boom, insomma, siamo un popolo che complessivamente è formichino, ha saputo risparmiare. La maggioranza degli italiani ha la casa in proprietà e di conseguenza, come dire, dall'estero i nostri emigranti riuscivano a mangiare a pane e cipolle e mandare i soldi ai familiari in Italia, facendo andare anche sulla bilancia dei pagamenti. Quindi è un popolo di risparmiatori. Quindi il primo comportamento è che spostiamo l'ago da consumatori consumati e consumisti a risparmiatori parsimoniosi. Nei vari comportamenti vorrà dire che gireremo in macchina, faremo meno turismo, però questa è una vita di privazioni, ecco. Tra il tutto e il nulla ci vuole. Prego. Presidente, ci sono delle situazioni in cui non si riesce neppure a risparmiare, tanto è il disagio. Abbiamo una disuguaglianza che sta aumentando in maniera È lì che volevo arrivare. Dall'altro lato noi consumatori dobbiamo, noi cittadini, che cosa dobbiamo fare? Comportamento individuale non basta, soprattutto per alcuni che già lo stanno facendo e sono a livello al di sotto della sussistenza. Allora dobbiamo darci da fare per riuscire a imporre una politica di redistribuzione. Ora, lei citava le diseguaglianze, ma le sembra possibile che nell'anno del Covid comunque i più ricchi sono sempre diventati più ricchi ancora di quello che erano e la forbice delle diseguaglianze è aumentata? Questo ci dicono i dati, non è possibile, grida vendetta. Ora, sono tutti e due consumatori, sia Bezos di Amazon, oltre che essere il CEO di Amazon, è anch'esso un consumatore come il pensionato che ha 500 euro al mese, ma si muovono diversamente. Allora, vogliamo capire che questa riorganizzazione della logistica o della distribuzione, per prendere un caso che ha contribuito a ridurre i costi, dove vanno a finire poi i soldi? Vanno ad accumulare, quindi o creiamo un movimento che ci aiuti anche a una redistribuzione seria, in termini molto civili, quindi non da massa da bello, ma da disobbedienza civile. No, per carità, questo no. Mai. Però la disobbedienza civile sì, ma detto ciò, il consumatore, per difendersi, deve sempre di più incidere sulle scelte politiche, pretendo redistribuzione. Presidente, abbiamo la sigla che ci sta annunciando che stiamo finendo. Presidente, grazie, l'aspettiamo presto. Buongiorno. No, a presto. Buona giornata, grazie.